Ripresa. Buongiorno grande. A tutti, siamo adesso nel nostro podcast, benvenuti nel covo. Grande. Ok, siamo riusciti a connetterci con Giuseppe. Dicevo che stavo facendo un po' di indiscrezioni, stavo parlando un po' del fatto che in Italia c'è molto una faida tra team, che l'ambiente, diciamo, agonistico è vissuto un po' così, un po' con un sottofondo di astio tra tutti quanti, no? Mentre magari all'estero si è un po' più coesi ed uniti. Perché si stava facendo il paragone più che altro di come la vive lui adesso in Inghilterra e come invece magari la si vive qui, no? Che poi ho fatto il paragone anche con il mio passato, appunto, da quando facevo kick o MMA, che nella squadra, cioè, era veramente una squadra, capisci? Sì, cioè, stavi insieme perché comunque si sostenevano l'un l'altro, eccetera. Poi quello che dico sempre, come ha detto anche a Ludo, è che noi siamo quattro disadattati che mangiamo riso e pollo e spostiamo pesi. Se tra quattro disadattati già incominciamo ad attaccarci solo perché tu sei seguito da Tizio, io sono seguito da Caio, e quei due si odiano perché hanno metodi diversi, a questo punto non si va da nessuna parte. Ma poi sai cosa che ho notato io, raga, che è proprio l'Italia, ma in ambito sportivo in generale, che c'è questa competizione. Io tipo gareggiavo nel powerlifting, ho fatto gli italiani nel 2008, e anche lì c'era il team di Parma che si odiava con il team di Udine, di Bergamo e di Livorno, per esempio, ma si odiavano della serie, si guardavano in cagnesco. E quindi capisci che, ma anche ginnastica artistica, mi dicevano dei miei amici che gareggiavano ad alti livelli, comunque non è che andavi lì e davi la mano all'avversario, cioè ci sono proprio queste isolette di odio tra le varie scuole di pensiero. Quindi diciamo che il bodybuilding poi è una cosa ancora più individuale, quindi si accentua. Però è proprio a livello di tutti gli sport, è proprio la mentalità italiana che secondo me è proprio cattiva da quel punto di vista. Ma secondo me è proprio perché è individuale che non dovrebbero esserci delle faide tra team. Cioè, capisci che anche il tuo compagno di team con cui vai d'accordissimo, molto probabile te lo trovi magari sul palco e se ti batte ti rode anche il culo, ma è normale. Quindi sì, è talmente individuale che secondo me queste faide tra gruppi, tra team, tra scuole di pensiero non hanno senso, perché poi alla fine sei tu sul palco da esatto, solo. Ma Marco, ma la cosa interessante è questa. Allora, mentre nel powerlifting, se il mio avversario stacca più di me, mi batte, io la mano gliela do anche, ma incazzarsi tra di noi nel bodybuilding, dove noi posiamo doppio bicipite e il giudice a decidere in base a quello che lui piace, quello di fianco è un povero Cristo come me, come dice Marco, che mangiamo riso pollo, ci alleniamo. Nella corsa centometrista il tipo di fianco mi passa davanti, vince, lì c'è poco da dire, ha vinto, punto, bravo. Oppure al nuoto, stessa cosa, sono sport di performance, bodybuilding, cioè anche se quello di fianco va primo, ma vallo a capire perché ha fatto primo, cioè, quindi non è colpa sua, è colpa del giudice. Ecco, esatto, perché questo è un punto, quello. Cioè, ad esempio quando c'è stato il New York Pro, dove Ian Valery ha vinto alla qualifica all'Olimpia, che l'hanno massacrato dicendo che era è stato favorito dai giudici, tutto il resto. Dice, ma perché vi arrabbiate con Ian, che poraccio è salito sul palco a gareggiare? Cioè, cazzatevi con i giudici, cioè, l'hanno massacrato letteralmente, hanno fatto post attaccando lui, attaccando il suo coach, che tra l'altro è uno dei migliori in Europa, nel mondo, perché Patrick, cioè, quindi dici, devi stare lì ad attaccare, ma perché? Cioè, se proprio veramente non ti piace lui, a parte che devi argomentare, che appunto è anche una delle questioni che parleremo dopo, devi argomentare il perché secondo te meritava il secondo, il terzo, il quinto, il decimo piuttosto che Ian. Cioè, devi argomentare, però perché dai la colpa a lui? Cioè, secondo me meritava perché i giudici hanno sbagliato, se veramente il tuo pensiero, ma dai una motivazione, argomenta la tua uscita, perché sennò è inutile. Certo. Dopo, quello che uno deve guardare, che come dicevo anche in una storia l'altro giorno, è che non è che tu valuti una gara solo ed esclusivamente per quello che piace a te. Per esempio, la stessa cosa era uscita qualche giorno fa, non mi ricordo che gara fosse, tra Holyshead con Grimes, che dicevano che meritava Reagan. E che gara era? Aspetta, era in Inghilterra forse, no? Mica era il British può essere Pro. British Grand Prix, loro hanno fatto il British Grand Prix. Esatto, British Grand Prix. E tutti hanno massacrato sto Holyshead dicendo no, è brutto, meritava Reagan Grimes. Ok, perché? Allora, Holyshead vinceva in tutte le pose di side, in tutte le pose di back. Più in condizione aliena.
Cioè, quando si girava, quando si metteva inside, già portava a casa la gara. In back era finita. Ovvio, magari in front, tu vedi Regan Grimes che ha un viso un pochino più bellino, ha una linea un pochino più estetica e dici, merita lui. Ho capito, ma tu guardi i tecnicismi. Perché? Cosa richiedono i canoni del bodybuilding? Cioè, Sì, ma poi bisogna sai cosa? guardare qua. Poi bisogna anche vedere chi è che porta avanti queste critiche. Se tra quelli ci sono anche dei follower di Reagan, si spiega tutto. James, poverino, ha anche pochi follower, poco tutto, però anche lì attaccare a livello Certo. umano una persona, cioè vedi già questa posa qui, ragazzi, appoggiato la mano senza quello non sta contraendo ed è rigato dalla mano sinistra al polpaccio destro. Cioè, come fai a dire? Cioè, Reagan se riprova a fare quella posa lì è liscio come una patata. Da notare la È come quando Ronnie Coleman ai tempi aveva battuto anche per la prima volta il suo primo Mister Olympia Flex Wheeler. sì, che gli ha Flex guardato il Wheeler gluteo e ha già perso la gara, sì. da vedere. Era più bello da vedere Flex Wheeler perché comunque aveva una linea più estetica, era più armonico, ok, ma dal punto di vista tecnico, come facevi a dire che meritava Flex Wheeler? Ragazzi, appena si girava di schiena, back double bicep, cioè Coleman, con il culo che gli partiva, cioè con il gluteo che gli partiva da metà del femore, cosa vuoi dirgli? Ma Marco, Cioè, facci caso, comunque è pieno, grosso. purtroppo, facci caso, è pieno di grandissimi atleti, tra cui appunto Flex Wheeler o Kevin Lebroni, che sono osannati dalla folla. C'è gente Sean adesso Ray. che dice che Lebroni, bellissimo, sì, ma schiena nella doppio bicipite zero. Cioè, Flex Wheeler, liscio come una patata sul gluteo femorale, polpaccio inesistente. Cioè, tutti questi che continuano a dire bellissimi, ok, ma mancano dei pezzi seri, così come a uno Sean Ray mancavano dei muscoli e a un Labrada mancavano dei muscoli. Però vedi, la gente si lascia abbagliare da, come hai detto te, quello che piace, ma a livello tecnico, per fortuna, in giuria ci sono dei tecnici, non ci sono degli appassionati, altrimenti saremmo tutti in giuria e io avrei fatto delle classifiche completamente diverse. Io, per esempio, Come dicevamo anche parlando, facendo il paragone al calcio, il Foggia di Zeman o tutte le squadre di Zeman, anche il dici. Pescara di Zeman, ok, erano squadre assurde, segnavano tantissimi gol, ne prendevano tantissime, giocavano benissimo. Quindi, magari dal punto di vista io che guardo, sono spettatore, È guardo il calcio, divertente. è divertentissimo, mi piace, ok, ma da lì a vincere il campionato ce ne stava di strada, cioè. Capisci? Perché comunque va bene che fai 5 gol, ma se ne prendi 6, la partita la perdi. Quindi è una squadra bellissima da vedere, divertente, ti tiene attaccata allo schermo, ma non vince. Non vince il campionato. Stessa cosa, Holyfield, magari non ti colpisce dal punto di vista, oh, che bello che è, ma se guardi la definizione, la simmetria, proprio la durezza, tutti i particolari, la portava a casa. Ma poi sai cosa, raga? Dato che poi parleremo in modo tecnico di altre cose, cioè, ci sono secondo me dei criteri imprescindibili che rendono un atleta un grandissimo atleta e quando quei criteri vengono offerti sul palco, un giudice non può non ignorarli e uno di questi è la condizione. Come dice un Mauro, anche un Presti, quando uno è in condizione, tu lo vedi dalla quindicesima fila, punto. Cioè, il discorso è quello. Ci sono delle cose, quando parleremo poi più avanti anche dei classico o altro. Ci sono delle cose come, non so, lo shape, la durezza, la massa, che non può un giudice obiettivo non può ignorare. Esempio stupido, quando Marco tu hai fatto il San Marino Cup, che hai giocato a fare i bodybuilder, che ti ha messo terzo, te da bodybuilder eri molto competitivo, anche con lo slip, che era il mio, Tra però per l'altro, dirti, eri molto tra l'altro. competitivo, ti hanno messo davanti uno che era brutto a livello estetico, così, ma era categoria bodybuilding, quindi anche lì la Rispettando i massa, canoni del bodybuilder. esatto, come parleremo più avanti, alcune categorie hanno delle cose che la giuria deve valutare, ok? Quindi nel momento in cui un atleta, chi gli offre più quelle cose lì, ha più possibilità di essere considerato, mettiamola così. Però, appunto, come parleremo dopo, ci sono queste cose che vanno analizzate, che anche i ragazzi da casa devono iniziare a farci l'occhio, a capire, perché solo così bodybuilding diventa poi uno sport più comprensibile da tutti. Perché, sai, guardare una gara e dire ah, a me piace quello, si sì, aspetta, a me piace quello, ma com'è la storia? Cioè, cos'è che vogliono? Perché quello lì che a me piaceva ha fatto quinto e non ha vinto? E queste sono le cose sulle quali, secondo me, bisognerebbe far chiarezza, che secondo me potrebbe essere di molto aiuto. Allora, ragazzi, io partirei subito con questo discorso delle categorie perché vorrei proprio partire con voi a analizzare tutte le diverse categorie maschili che ci sono per far capire alle persone che se ci sono diverse categorie,
perché ci sono dei diversi parametri su cui basarsi. Quindi uno che è un fantastico main physique potrebbe non fare un buon piazzamento come classic o come builder, o un fantastico classic potrebbe non fare piazzamento come builder. Quindi diciamo che generalmente ci sono categorie estetiche, le cosiddette categorie estetiche, quindi main physique e classic in generale, queste macro categorie, e poi c'è il bodybuilding vero e proprio. Mi concentrerei adesso inizialmente con le categorie estetiche. Quindi partiamo da main physique e classic perché vorrei che le persone non solo capissero i parametri di giudizio in gara, perché con voi voglio commentare poi tutte quelle che saranno le prossime gare, il mondo agonistico del bodybuilding. E quindi diciamo questo video può essere uno spunto per tutti quanti per capire quello che diremo e i commenti che faremo poi successivamente, ma anche una persona che vuole gareggiare, come iniziare a inserirsi nelle diverse categorie, cioè una persona che capisce forse io non sono troppo portato per fare man physique e viceversa. Quindi Io volevo chiederti, vai. facciamo solo le categorie maschili o anche le femminili? Faremo pure le femminili. Adesso Va bene, iniziamo con ecco, man physique direi dal basso, man physique certo. Va Classic e benissimo. anche la divisione Classic Physique e Classic Bodybuilding. Certo. Ok, lascio a voi la parola. Ma di che federazione? Nel senso che Partiamo in realtà tutte quante. Partiamo con la Pro League, FBB, e poi magari delle sì, differenze che ci sono. categoria bisogna far capire che comunque ci Esatto. sono richieste delle federazioni diverse da federazione a federazione. Esatto. Per esempio, in Italia magari Guarda, se volete, raga, possiamo dimmi. fare una breve intro per vedere come sono nate queste categorie. Cioè, Vai. va chiarito secondo me che comunque storicamente bodybuilding nasce unicamente come categoria bodybuilding maschile e bodybuilding femminile, ok? Quindi unicamente categorie basate sui muscoli. Poi cosa è successo? Con l'evolvere degli anni e dei metri di giudizio, per rendere anche più aperto il bodybuilding alle grandi masse, è nata la categoria appunto estetica del men physique e ovviamente poi della bikini al femminile. Ma perché? Perché innanzitutto le preparazioni si stavano esasperando troppo e anche perché i ragazzi che si approcciavano le prime volte alle competizioni non avevano quelle dimensioni, quei tiraggi e quelle masse. Di conseguenza, per diffondere anche il bodybuilding, per renderlo più commerciale, ma questo abbraccia tutti gli aspetti del bodybuilding, è stata introdotta per gli uomini la categoria men physique, che come sappiamo comprende il fatto che le gambe siano coperte dal cosiddetto boxer da mare o da surfista. Ma perché doveva più rispecchiare quello che era un fisico da spiaggia, da surfer Esatto, il fondamentalmente. classico americano di Venice Beach, il classico surfista, su. Esatto, definizione non troppo esasperata, masse non troppo esasperate. Quindi una cosa molto più, ok, vai in spiaggia, vedi uno che fa surf, che fa magari, non so, qualche trazione, qualche piegamento, eccetera, e ha un accenno di comunque di fisico, quello fondamentalmente era nata come categoria men's physique, non per niente appunto avevano e hanno ancora tuttora quello che è il Bermuda da Esatto. surfer. Assolutamente. Poi però cosa è successo negli anni? Hanno visto che fondamentalmente queste due categorie rappresentavano gli estremi, quindi troppo poco men physique, troppo tanto, mettiamola così, bodybuilding. Quindi cosa succedeva? C'erano quei fisici, tra virgolette, ibridi che non erano né carne né pesce, di conseguenza hanno creato la categoria Classic Physique, anche perché mi ricordo 4-5 anni fa ci fu un'aspra critica di Schwarzenegger nei confronti degli spanzamenti, quindi della prominente, cioè proprio delle pance portate dagli Open sul palco, e di conseguenza per riesumare linee perdute, quindi si è tornato a un old school come modello appunto i fisici degli anni 90, anni 80-90, un po' più estetici, più raggiungibili tra virgolette dal punto di vista delle preparazioni, anche perché diciamo che quegli spanzamenti erano dovuti da un abuso anche di farmaci, un abuso di qualsiasi cosa nel bodybuilding, e di conseguenza mi ricordo anche in quegli anni si verificarono diversi lutti anche in giro per il mondo. Di conseguenza, per dare un segnale forte, un bel freno, venne introdotta appunto la categoria dei classic physique proprio per far riappassionare la gente a bodybuilding, anche perché vedere Coleman sul palco, cioè, un conto è dire, guarda, voglio diventare bodybuilder perché amo un Lilla Brada che era una novantina di chili. Un conto è dire Flex Wheeler, ok, non era gigantesco. Un conto, non ho mai sentito qualcuno dire, ok, voglio fare bodybuilding per 600 e passa chili come Coleman. Diciamo, non era esteticamente una bella immagine. Il bodybuilding stava perdendo adepti, di conseguenza, sulla scia di queste critiche aspre da parte di Schwarzenegger, è stata introdotta questa nuova categoria, che quindi rappresenta in teoria il collante tra il men physique e il bodybuilding, con in mezzo appunto i classic physique. Ecco, questo è il sunto che secondo me è importante.
Sì, che rispecchia più quasi gli anni 70-80, perché negli anni 90 già era, si cominciavano a esasperare le preparazioni, con appunto, vabbè, quando ha cominciato Dorian a vincere l'Olimpia, lì secondo È me i cambiato il canoni. gioco. Sì. Ma infatti, vedi, proprio in onore dei vecchi tempi, cioè la mutanda del classic physique un boxer era la Steve Reeves o Larry Scott. Quindi Che hanno adesso si sta rinnovato ogni. sempre più Esatto, poi. Esatto, col passare degli anni si sta sempre accorciando, è passato così largo e si sta dimezzando, lasciando il gluteo scoperto. Poi ne parleremo il perché. Quindi, diciamo, questa è una cosa molto carina che per chi entra in questo sport da poco va saputa, mettiamola così, in modo da inquadrare meglio la dimensione. Ecco, mettiamola così. I Man Physique sono, l'unica cosa, sono anche cresciuti di dimensione nel frattempo. E sono dei bodybuilder con il pantaloncino Esatto. fondamentalmente. Alcuni, sì. Sì, c'è Sì, che poi sempre, fai. nel senso, alla fine a pesare pesano di meno se vai a vedere poi il discorso, però certo alcuni hanno una linea, una struttura che nonostante il peso potrebbero benissimo gareggiare come classic, insomma alcuni shift ci potrebbero essere, alcuni passaggi, molto Esatto. facilmente. Sì, dopo paradossalmente è una cosa paradossale perché nei men physique non c'è il limite di tolleranza di peso. Perché comunque c'è anche da prendere in considerazione quali sono delle categorie in cui, specialmente negli amateur, ci sono più categorie che vanno in base al peso, mentre nei professionisti, per esempio, tra i bodybuilder c'è meno 212, che sono più o meno 96 kg, e più 212, che sono gli open, e quindi sopra i 96 kg. Quindi o fai parte di quelli o degli altri, comunque le categorie sono due. Mentre negli amateur, insomma, indipendentemente dalla federazione, comunque c'è comunque una salita piano piano, ovviamente, perché non è che sono tutti, cioè, se tu vai meno 96 kg, ma pesi 70 kg, capisci che puoi avere la linea più bella che vuoi, essere tirato quanto vuoi, avere le righe anche in fronte, però se ti mettono di fianco uno 96 kg tirato, non c'è storia. Quindi tra gli amateur c'è una divisione più dettagliata, nel senso fino a 70 kg o fino a 75, poi anche dipende dalla federazione, fino a 80, 85, eccetera, eccetera. Quindi. Ma infatti questo qui è uno dei motivi, come diceva Ludovico, per il quale appunto i men physique stiano pian piano aumentando le dimensioni, cosa che nel classic e nel bodybuilding, ok, ma sono comunque ingabbiati in alcune scale di tolleranza del peso, tra cui anche il Esatto, classico. noi classic, per esempio, io per esempio peso molto di meno tante volte di alcuni men physique che dicono: scusa, ma il classic dovrebbe essere comunque Più un grosso, bodybuilder, più che è un muscoloso. bodybuilder nera, però fondamentalmente un bodybuilder. E mi dice invece il fisico da spiaggia, cazzo, cioè io vedo per esempio anche solo un Manuel Santalucia, che è mio carissimo amico, compagno di team, arriva in gara a 91, 92, Non è 93 kg. piccolino, mamma. Esatto, capisci? Io invece, per esempio, quando ero negli amateur avevo il limite a 83 kg. Adesso, se vado tra i professionisti, è 86, però la differenza tra il mio 86 e il suo 92-93, cazzo, c'è comunque un bel 7-8 kg. Poi lui, se è più alto di me di 4 centimetri, va bene, c'è anche quello scarto, però lì è molto più libero. Cioè, ci sono queste categorie estetiche, come appunto men physique, che vanno liberamente col peso. Quello, secondo me, sarebbe un pochino da. Ecco, partendo Bravo. proprio dai Man Physique, allora la caratteristica le gambe vengono coperte, polpaccio giudicato, ovviamente. Più tra i professionisti, teoricamente. Diciamo però che anche nei professionisti, diciamo che se proprio due se la battono, io da giudice guarderei il polpaccio, perché abbiamo visto molti Man Physique, tra cui gente che ha vinto anche l'Olimpia, busto eccezionale, lunghi. Gambe veramente ridicole, che uno mi dice, ah, tipo il ragazzo che ha vinto l'Olimpia, ho detto, ok ragazzi, le gambe, ma lo stesso Schwarzenegger criticò Ferguson, vincitore dell'Arnold Classic, dicendo, scusa, ma scopriti le gambe? No. Ma ce l'hai, scusa, che bodybuilder sei? Cioè, comunque, è Sì. uno, cioè, lo squat va fatto, Bah, ragazzi, sì, la segato scheletria, proprio, cioè, l'ha lì non è da mattato. nascondersi, esatto. Il più Però, bel vi giorno dico, della sua vita ed è il più brutto della sua basta, vita. ero Sì. Diciamo che poi felicissimo. Arnold con le bikini non è così spietato nei commenti, mettiamola così. Però sì, diciamo in men physique è ovvio che c'è una netta predominanza del blocco superiore. Per quanto mi riguarda, almeno avendo visto le gare così, poi ho fatto una breve esperienza come giudice, la ripeterò quest'anno. Allora, come criterio generale dei men physique occorre avere una grandissima clavicola, molto ampia, V-shape quindi. Spalle larghe, vita stretta, parete addominale veramente dettagliata, e là dipende molto dalla genetica, perché ci sono delle pareti addominali con delle forme,
gli addominali un po' particolari, tipo una Buendía all'epoca, addominali molto lunghi, dei rettangolini allungati. Dipende ogni anno in base a come li vogliono, ma di sicuro l'addome è un must nel men physique. Io da giudice, quando si muovono, per quanto mi riguarda, uno non deve mai perdere l'addome, cioè il men physique nasce addome contratto da quando entra a quando esce, idem quando si muovono. Infatti parlavamo anche con Marco l'altra volta del nostro comune amico Riccardo Croci, che salutiamo, che durante il posing in face front, posa frontale, delle volte perdeva l'addome, ok? E stiamo lavorando per quello, quindi perché il giudice a parità di fisico cerca subito la cosa che non va, il men physique non deve mai perdere l'addome, quindi una portaerei, vitino stretto e un addominale conformato in un modo molto particolare. Stessa cosa di back, largo, quindi ampiezza dorsale e durezza centroschiena deltoide posteriore, quelli sono secondo me i criteri di base, occhio, poi in base alla genetica, alla conformazione, si guarda anche poi la forza del polpaccio e perché no della gamba, perché anche lì c'è stata un'evoluzione per quanto riguarda i costumi. Siamo partiti con i classici boxer da mare, larghi e lunghi, che non lasciavano appunto spazio a intravedere la gamba, a dei costumi molto stretti se non aderenti. E capisci che lì avere un quadricipite possente, come può essere quello di un Hendrickson, ex Mister Olympia, là ragazzi cambia perché comunque tutto fa brodo, vedere Infatti, comunque. ho fatto le parole di bocca perché Hendrickson è stato il pioniere dei pantaloncini più aderenti. Sì, Proprio proprio perché perché. guardi un Ryan Terry, per esempio, si presenta sempre con dei pantaloncini molto larghi, Esatto. forse a volte fin troppo. E Sì, ma comunque macchina al 100% un Ryan Terry, cioè è un men physique di tutto rispetto, ma comunque anche delle belle gambe. Però ha presentato sempre dei pantaloncini molto più larghi, mentre un Hendrickson si è sempre presentato con questi pantaloncini molto stretti e a mio avviso riempire, cioè un pantaloncino riempito fa molto più scena, cioè più bella, perché comunque ok, non le devi mostrare, però le hai. Comunque è sempre, è vero, una categoria estetica, ma fa sempre parte del bodybuilding. Quindi è come se uno mostrasse solo il lato destro e il lato sinistro, no? Io ho sempre detto così, cioè tu mostri la parte superiore e non la parte inferiore. Va esatto. bene, ok, è una categoria così, però se sotto si vede che qualcosa c'è, secondo me è meglio. Sì, come può essere per esempio nella schiena anche il gluteo, che nel caso di un Vero. bodybuilder deve essere rigato, però vedere, passatemi il termine, un men physique col culo, con un bel culo, è una categoria estetica, ragazzi. C'è un blocco comunque inferiore che riempie, sia per quanto riguarda il blocco gluteo che quadricipite, il pantaloncino può fare molto effetto. Ma E anche poi, perché sì. un gluteo che comunque è comunque più sviluppato della norma, è comunque più propenso ad andare verso l'esterno e quindi crea più V-shape. Cioè la Certo. vita con un gluteo che va più in fuori automaticamente sembra più stretta, ma è comunque un effetto ottico e serve. Quindi anche una gamba, se è proprio sottile sottile, un punto vita, non sembrerà mai così sottile come lo stesso punto vita, ma su una gamba più larga, perché ci sarà Certo. più un effetto X e Questo è più un effetto importante. sì. Esatto. E poi da considerare non meno importante di tutto il resto perché si tratta di una categoria estetica. È appunto tutto ciò che concerne l'estetica, cioè il look, occhio, perché anche le scelte dei colori dei costumi, se voi ci fate caso, per quanto riguarda gli abbronzanti dei men physique, io non ho mai visto, almeno all'estero, in Italia è diverso, colare il colore di un men physique. Cioè il colore di un men physique o di una bikini deve essere sacro, deve essere una seconda pelle, deve essere quasi baciato dal sole, deve essere non troppo lucidata, non deve colare assolutamente, cioè tutto quello che concerne la bellezza. Non esiste un men physique che col colore oppure un taglio di capelli. Io, per esempio, posso essere anche pelato sul palco, non se ne frega niente nessuno. Da men physique sarei rovinato. Cioè, ci sono delle cose non scritte. Ecco, questi sono i cosiddetti criteri non scritti che riguardano l'estetica. Che però io vi dico, ma penso anche Marco con la sua esperienza, può dire che vengono visti. Cioè, ecco, a parità di fisico, due grandissimi men physique. Quello con il viso migliore, con i capelli, batte quello che è un cesso di viso stempiato. Questo è una regola non scritta. È come una bikini bellissima anche a parità di fisico, bella di viso, bella di capelli, batte una che è di viso è un cesso. Cioè, perché si tratta comunque, io la faccio molto breve quando i ragazzi mi chiedono. Per me, men physique e bikini, se le fai camminare per strada in centro a Roma, devono essere assaliti dalla gente. Infatti, quando mi vengono a posare, io già so chi vincerà la Pro Card e ogni volta che battezzo qualcuno pro lo diventa perché quando mi venne un men physique molto forte ci provarono in 5-6.
Quando viene una bikini destinata ad essere pro, i ragazzi ci provano. Quando ci vengono le bikini invece a lezioni posing, un po' bruttine, un po' così, non se le caga nessuno, quella ragazza è brutta a dire, ma non sarà mai una bikini eccezionale, perché qua si parla di eccezionalità dell'atleta, ok? Quindi per me molto semplicemente, men physique e bikini devono essere un prototipo di uomo, comunque di donna, a livello estetico, che de non devono passare inosservati. Ed è molto semplice come concetto, ma che molti si rifiutano di capire. Perché molti appunto pensano che sia il fisico e già non è facile comunque avere quelle caratteristiche, non è facile invece neanche per un coach preparare un man physique, perché non è che uno lo tiri e lo fa diventare grosso e diventa man physique, ma occorre anche quell'aspetto estetico che quello te lo dà la genetica. E là veramente un figo è un figo, cioè un man physique non può essere single per quanto mi riguarda, o almeno deve essere un puttaniere, non sarà mai single, bravo ragazzo come il sottoscritto. Quindi, da quel punto di vista, è una regola non scritta, ma spesso quei consigli vanno in quella direzione per i ragazzi. Ora, per quanto riguarda un altro criterio abbastanza tecnico, riguarda la qualità della pelle. E là Marco mi verrà in aiuto, perché, per esempio, parlo dei primi anni del men physique, ma questo criterio sta andando avanti, non vogliono una pelle a cartavelina, cioè come un HP, come un bodybuilder, non vogliono le vene antiestetiche. Cioè, devono essere di gomma. Cioè, è un concetto molto particolare. Cioè, una pelle di gomma vuol dire rotonda, dura, ma non sottile. Cioè, non si deve vedere una vena. Questo E questa forse è una cosa molto. era un po' il problema che aveva soprattutto forse gli anni precedenti Biolo. Ce l'ha Biolo ancora adesso? era pieno, pieno, Ce pieno. l'ha? Sì, e lì sai cosa, Ludo? Becchio line-up, dipende solo da chi ti trovi sul palco. Se comunque Luca è abbastanza largo. Luca pensa l'ho seguito dai suoi primi titoli in fit Italy, con gli italiani, europei, da pro anche. Luca è molto largo, quindi il criterio ci siamo. Di girovita è stretto, ma non troppo, perché se lo metti di fianco ad altri più stretti, lui sembra largo, perché la parte bassa è l'obliquo, un po' sporgente, e ahimè, da un certo punto della sua carriera in poi, sono venute fuori quelle vene sulla spalla petto che il giudice, quando si trova davanti lui e altri, anche un pelino più forti, ma senza vene, mettono avanti gli altri, ma li metterei avanti anch'io. E lì non c'è posing che non c'è posing che tenga, condizione che tenga, perché è un'antiesteticità letale. Cioè lì o ti operi, o veramente, poi ripeto, becchi piazzamenti buoni perché? Perché nel line-up tu sei buono, dipende anche dagli altri se sono peggio, ma a certi livelli, cioè io. A parità dei neri, ma anche di un Croci, di altri grandi atleti italiani, è lì a quella cosa lì che il giudice, boh, dovendo scegliere, Certo. lì si tratta veramente di centimetri. Ecco, anche perché, sai, men physique non sono tot pose come i bodybuilder, sono quattro pose. Ed è il motivo per il quale la maggior parte degli utenti lo snobba della serie, ma sì, sono quattro pose, cosa vuoi che sia? Pro League 2 addirittura. Bravo, bravissimo. Ecco, io la vedo in modo diverso. Proprio perché sono quattro pose, tu devi essere impeccabile in ogni cazzo di centimetro di ognuna delle quattro pose. Molto se cioè, quattro pose impeccabile. Idem, come ha detto Marco, in Pro League, peggio, sono due. Ecco perché la Pro League, che adesso va tanto di moda, non è per tutti. Perché già essere forte e impeccabile in quattro pose è difficile, esserlo in due, Peggio. è veramente difficile. Cioè, sono po pochi predestinati alla Pro League, perché non ci dimentichiamo che è vero che la Pro League va di moda, ma è la federazione più importante del mondo, cioè collegata al Mister Olimpia. Cioè, se uno va in Pro League deve pensare di aspirare al professionismo. Ovviamente anch'io potrei andare domani, mi iscrivo, vado a fare un regional, mi spaccano il culo, vado a casa, ma l'obiettivo è andare con i migliori del mondo, quindi è bello, figo andare in Pro League, ma ragazzi, sono due pose. Se voi non siete già di struttura ossea, perché ecco, io le definisco appunto queste categorie estetiche, categorie basate sulla struttura ossea. Di Ma base. infatti, Marco, non so se ti ricordi, parlavamo di un nostro, vabbè, non facciamo il nome perché li vogliamo bene, compagno di Men Physique, questo atleta tremendamente grosso, ma con una struttura ossea abbastanza spessa, mandò appunto un feedback a uno dei giudici della Pro League chiedendo come mi trovi come Men Physique. Risposta del giudice: guarda, sei grosso, bello, però, c'era un però, risposta. Se
se ti becchi un ragazzino di 20 anni, quindi 10 anni meno in categoria, di 20 kg più piccolo, struttura ossea sottile ti massacra. Questo è stato il verdetto. Cioè, i muscoli nel men physique non servono a un cazzo, a meno che non sono distribuiti su una struttura ossea particolare, clavicola larga così e vita così. Quindi a parità la struttura ossea fa la differenza, soprattutto ad alti livelli, ripeto. Poi piazzarsi ai regional, chiunque si può piazzare, ma poi aspirare a una pro qualifier oppure diventare professionista, lì è madre natura. Stessa cosa, parlando di aspetti estetici, molti men physique si rifanno. Si Ragazzi, rifanno? siamo uno, si rifanno il viso, cioè si rifanno il viso, il naso, le labbra, le guance. Ragazzi, come speri di andare al professionismo se devi rifarti il viso per essere passabile? Cioè, il discorso è questo, cioè il mio physique nasce così, con sto vicino, vai fuori e cinque donne ti si saltano addosso, punto, è facile. Io conosco dei men physique bellissimi, come può essere un Alex Segatti che saluto, che lo conosco dalla prima gara in assoluto, Ercole Farnese Fittitali, che era un figo da paura. Alla pesatura le donne lo guardano. Adesso, professionista, non mi sembra che si sia rifatto il viso. Cioè, il discorso è sempre quello. Se uno deve spendere tot mila euro di strafarmaci o strainterventi al viso per essere professionista, quando diventi pro e vai con quelli, come dico io, baciati dal culo e Sì, dagli... oppure con Ercole che in viso può essere anche com'è, però vince. Esatto, Il però pro capisci? qualità è superiore dal punto di vista fisico, che Esatto, in talmente vita non è un oltre. o comunque, cioè, obiettivamente, un ragazzo vince, punto. Esatto. Infatti, Marco, come hai detto giustamente tu, ci sono appunto, come abbiamo elencato, i principali criteri scritti dalle federazioni. Poi, con il passare del tempo, come hai detto anche tu, Ferguson vince. Ferguson diviso è una scimmia. È una scimmia, come si chiama? Le cappuccine, sai, quelle bianche e Sì, nere, brutte. Ferguson difficile, ma bello come Ryan Terry, vince quel ragazzo, sicuro. Esatto, capito. In teoria sarebbe giusto così. Il problema è che poi vince Ferguson, cioè come se valutassero dal collo in giù. Ecco, lì sono i giudici a dover avere il coraggio di, come dico io, avere le palle di imporre uno standard. Però io dico la mia, secondo me, essendo comunque, ok, va bene che è una categoria estetica, però un conto se si parla di modeling, quindi lì per esempio la WBFF, ok, la WBFF è modeling, automaticamente devi essere anche bello in viso, perché comunque puoi fare anche il modello. Finché comunque però rimane bodybuilding, anche se sei categoria estetica, secondo me prima di tutto deve essere giudicato il Fisico. fisico. Certo. Come poi dicevi tu prima, a parità di fisico può Bravo. vincere quello che... in viso, ma di base non è perché uno è Brad Pitt in viso, arriva magro, senza muscoli, con la pancia e vince, cioè di base comunque deve esserci la vittoria fisica, a Esatto. parità allora vince quello che logicamente è più bello, però Certo. anche le bikini, cioè se una, per esempio a me la Pessini di viso non fa impazzire, è molto bello magari, non so, un Ashley Cattelwasser, per esempio, quello che può essere il mio gusto Una personale. Janet che è una modella, bella. Bravissimo pure Janet, però di base se la Pessini poi sale sul palco ed è nettamente superiore a tutte perché è una spanna sopra tutte, tra l'altro quest'anno l'ho vista ancora più costruita. Tu Ludo cosa dici? L'hai vista le ultime foto della Pessini? Lei la sto vedendo che sta un po' degenerando, sinceramente. Sì, Sta andando un po' oltre, secondo me è arrivata al limite. Cioè, Sì. il discorso qua poi si dovrebbe andare a parlare di categorie femminili e tutto, però io sono molto dell'idea che vedo più come role model la Teixeira, sinceramente. Cioè, su Certo, sì, quello nel che è tempo molto esatto, che è stata tranquillizza. sicuramente valutata perché l'anno scorso se la giocavano la Pesini e la Janet, che hanno delle leve molto lunghe. Ecco, secondo me, quando sono due simili molto forti con il busto e le gambe molto lunghe, la Teixeira, che era più tozza, più tracagnotta, l'hanno messa dietro. Ma io, anche secondo me, come rotondità, viso, tutto quanto, posing, colore, per me era quella che più rispecchiava la categoria. Solo che mettere lei prima avrebbe rappresentato appunto un passo indietro per i giudici, perché un'Angelica è come una Natalia Melò, che io amavo alla follia, è come tornare 5 anni fa, capito? Quindi dovevano per forza fare il passo avanti. Ecco, delle volte Saggio. ci vorrebbe le palle, perché mi piace questo termine, di dire: aspetta un Di fare un attimo, passo indietro. stiamo andando avanti, aspetta un attimo, diamo un segnale. Però gli ultimi rumors, sentendo anche un attimino la Pellegrino, dicevano che quest'anno nelle bikini sarebbe una sorpresa.
Quindi probabilmente io mi sono fatto un'idea, secondo me la Pesini viene spazzata via, secondo me. Secondo me l'amorosa di Roden, adesso mi scappa il nome, la ragazza di Roden, amo, Lì. come si chiama la ragazza di Roden? Ecco, chiedi alla Savoldelli. Grande. Lorelei Chiapados, Ah, o bella. quando... La Cavoli. Chiapados, per esempio, si è rifatta il naso, perché comunque ha il naso un pochino aquilino, però rispecchia molto di più quello che secondo me è la vera bikini. Sì. È femminile, molto femminile, hanno fatto una foto insieme, la Chiapados e la Pessini. Ragazzi, cioè, la Chapados, bella ragazza, bella anche in viso, femminile, la Pessini No, comincia un po' a essere sì. over. Ve la metto un attimo. Sì. Vediamo un pochetto. La Lorelei o la Pessini? No, la Chapados. Poi Chapados. metto, prendo pure la Pessini. Sì, ma infatti come hai detto tu, Marco, appunto, Questa non è la Chapados, eh. Lui è genio. È chiaro, no, perché magari tanti dicono ah, quella strada femminile, no, quella no, Lei no? questa è Esatto. Ok. Ecco, non si può È dire che è molto un uomo, femminile in viso, te. Esatto. mi sa tra i primi, esatto. Cioè, capisci? Questa è una bikini. Sì. Sì, è molto bella. Ma se tu vedi anche una Pellegrino, che adesso non gareggia più, è stupenda. Sì, Però. sopra. Ecco. La Pesini è il mascellone più grosso del mio, eh. Io continuo a dirlo che sta degenerando, cioè nel Si vede? senso, anche perché ora non so, però da quel che so, Panna In spinge abbastanza sull'aspetto delle SAP. Sì, questo te lo posso confermare per vie dirette, mettiamola così. Poi c'è qualcuna che segue i suoi consigli e qualcuna che dimezza le dosi, per fortuna, perché la gente non è completamente cretina, però. Ma da notare, guarda, molte di Riccardo hanno proprio il mascellone. Sì. E quello è proprio, ma anche se tu vedi la pelle sull'addome della Pesini, comincia veramente a andare controcorrente, quindi a vedere un po' le vene, la carta velina di cui parlavo prima, che loro non vogliono. Ed è quello che non deve succedere. Sai che cos'è? Che secondo me l'aspetto sbagliato è che si sta dando un input per queste categorie di ragazze che stanno estremizzando la condizione e perdono tante masse. Cioè, io ho visto bikini che si vantavano di avere il quadricipite striato, ma quadricipite striato, Le no, magari con le vene, cioè proprio striato che vene. si Sì, vedono i no, no, lo fasci. so, dico appunto Alla quello o anche Kaylin. le vene, che Sì, sì, secondo me sì. la cosa più brutta su una donna sono le vene sulle gambe, cioè No. sull'addome, l'accendo tutta. Ma Ma ragazzi. fateci caso, raga, io vedevo l'altra volta appunto una foto della Francesca Stoico che al momento è la bikini pro più forte che noi abbiamo in Italia. Ed è anche la più grossa, occhio. Cioè io ho visto una foto di face front della Francesca in cui aveva i tre vasti della gamba separati. Cioè, ragazzi, ma cioè, categorie estetiche, cioè i vasti separati dovrebbero avere le figure di cui Esatto. poi parleremo, ma vedere una ragazza in posa con la coppa in mano dove non sta neanche contraendo i vasti fuori e loro premiano quello, ripeto, io mi piace molto la Francesca, è un'ottima immagine per la categoria bikini perché è un'atleta a 360 gradi che vive per quello. Però c'è da dire non è neanche colpa degli atleti, è colpa di quello che i giudici spingono avanti. Però È quello. ripeto, così cioè, le ragazzine che guardano i cavoli, ma servono i vasti segnati? No, in teoria Bravo, no. la preoccupazione è questa. Queste categorie, men physique e bikini, sono delle categorie che stanno alla base, ok? Sono quell'estremo soft che dovrebbe essere un po' il lascia passare, l'entrata per i ragazzi, no? Non dico che si allena da tot, però quelli che magari vogliono fare le prime esperienze di gara, può essere quello un buon punto d'ingresso. Se queste categorie continuano a andare verso l'altro estremo, capito, è tutto un cavolo, cioè. Non ci sarà mai una categoria di ingresso. Con il tempo, cioè prima sono partiti come dicevamo noi che i men physique, ritornando ancora on topic, i men physique sono partiti veramente dal fisico da spiaggia che poteva essere un Bagnino, surf, la Bagnino. e dopo però comunque secondo me i giudici sono comunque la maggior parte ex bodybuilder o comunque amanti del bodybuilding e la condizione estremizzata alla fine a chiunque piace perché apprezzi, sai cosa c'è dietro e quindi tante volte magari vai a sorpassare il canone che ti eri prefissato, che eri andato a scrivere nelle regole, tra virgolette, Certo. perché noti una condizione migliore che ti attira di più lo sguardo. Cioè, però finché negli uomini, cioè se i men physique vanno a estremizzare un pochino, è vero, non è giusto perché sennò, come dici tu Ludo, automaticamente si va sempre ad andare avanti quando si era deciso di andare un po' Esatto. indietro, si va ad allontanare.
Il brutto è quando si vanno a vedere appunto certe bikini o comunque certe ragazze che vanno ad estremizzare talmente tanto la condizione da sembrare malsane, perché alcune ultimamente purtroppo io ho visto delle ragazze che sembrano veramente malsane e io dentro di me dicevo speriamo che non le premino, perché se premiano un determinato canone, tutte le ragazzine che, o tutte anche quelle che vogliono approcciarsi a questo mondo diranno: ah cavoli, quella lì ha vinto, com'è? Cazzo, pesa 38 kg. 60, capiamoci che forse è niente di sano, e quindi cioè, lì secondo me bisogna andarci un pochino più piano. Guarda, già Sadik all'epoca era comunque non piccolissimo, quindi già veniva premiato. Lì, se non sbaglio, vinse anche l'Arnold, se non sbaglio, l'anno successivo. Però comunque appunto da allora sono ancora più evoluti i Memphis Chic. Sì, questo qua adesso Molto. ci prenderebbe tante di quelle botte sul palco che Ah, dicono. ovviamente, sì, una struttura infelice. Sì. Però per dirti, come viso tutto quanto, era un miglior connubio per premiare un Memphis Chic. Poi sai, Ludo, c'è da dire una cosa importante per quanto riguarda i Memphis Chic, che come vedete già parlare solo dei Memphis Chic della serie, chi dice che i Memphis Chic vengono snobbati, no, come vedete in un podcast basta e avanza per parlare solo dei Memphis Chic. Non vorrei poi che passasse il messaggio che comunque, come hai detto giustamente tu, ci vuole una categoria di ingresso nel mondo del bodybuilding, però bisogna far presente quello, come ho detto prima, se sul pa non va snobbata, nel senso, non è che adesso uno parte, 1 o 2 anni di allenamento, aspetta, è troppo presto per il bodybuilding, fai Memphis Chic, no, perché c'è da dire appunto che se poi sul palco arriva uno che sale anche da 1 anno o 2, ma geneticamente a livello di struttura superiore, preparato bene, quella ragazza lo massacra. Quindi anche lì il Memphis Chic comunque c'è una categoria tra virgolette soft di passaggio, ma è una categoria veramente di tutto rispetto, proprio perché i criteri sono evoluti e sta diventando sempre di più una selezione naturale. È quello che molti ragazzi non capiscono. Cioè, esempio stupido, io alle mie ragazze, alle mie bikini, lo dico sempre in tutta onestà, ragazze, se vi beccate sul palco una spogliarellista ungherese di 20 anni natural, figa, ma davvero figa, colorata bene, vi massacra, vi lascia col culo a terra. Cioè, io sono molto onesto perché è successo in Fit Italy ai campionati italiani di quest'anno. È arrivata una siberiana, giuro, mai gareggiato, mai, 2 mesi di palestra. Questa ha messo il colore, è salita sul palco e le ha lasciate col culo a terra. Gente che era in nazionale, che aveva fatto Diamond Cup, tutte col culo a terra. Perché? Perché era tremendamente bikini. Ecco, non era tremendamente forte, era tremendamente bikini, così come se sul palco sale un Riccardo Croci, con tutte le sue pare che io adoro, ormai ci ho fatto una lite, però, cazzo, quello è un bel physique, per l'amor di Dio, è esasperato, non puoi dirgli che non sia forte, capito? Cioè, ti cattura. Ti faccio. Tra l'altro, fra 22 giorni avrà l'Olimpica. Tra l'altro, adesso in Messico, è atterrato ieri, oggi in Messico. Esatto, sembra che riesca tipo messicano a barcare il fiume e a entrare negli Stati Cioè, Uniti. avete visto lo spaccacuori di Ben Stiller? Quello, Che lui esatto. che Ma prova a salire secondo sotto i me loro. camion. Ma sì, vedremo Riccardo, la Francesca e l'Alessia Fattin con il sacchetto su che varcano il fiumicello. E poi Bravo. tagliano la rete e non tutto. Cioè, è incredibile. Con i militari del confine, la dogana americana a ricorrerli. Con la barba incolta, ovviamente sono Riccardo. No, Riccardo lo buttiamo qua nel mezzo poco prima dell'Olimpia, lo intervistiamo Vabbè, è che cosa? spettacolo. Sì. Senti, allora, vi faccio una domanda a tutti e due. Prima di passare alle differenze, magari Pro League, Fit Italy per quanto riguarda il Memphis Chic, voglio farvi una domanda adesso. È l'atleta che sceglie la categoria o la categoria che sceglie l'atleta? Secondo me è la categoria che sceglie l'atleta, indubbiamente, punto. Idem, sono d'accordo, assolutamente. E Ma non adesso c'è dubbio. vi faccio anche un'altra domanda. C'è sempre una categoria per un atleta oppure può capitare che un atleta proprio non rientri da nessuna parte? Sì, la categoria cambia sport, sì. Sì, Sì, giusto. però sai cosa? Non Anche so. lì torniamo al discorso solito che il bodybuilding per giustizia tutti devono gareggiare e quindi gliela trovano una categoria. Ma il problema è come quando tu giochi a calcio e se a calcio non sei bravo in porta, fai schifo in difesa, non la butti dentro in attacco e non corri a centrocampo, Forse hai la qualcos'altro. cattapalle,
Esatto. Sì, Quello però. che devo dire, cioè il bodybuilding è per tutti, ma non il bodybuilding agonistico, secondo me. Ma Esatto. proprio per una questione sia fisica che mentale, perché ci sono alcune categorie, cioè per tutte le categorie ci serve la genetica. Per esempio, per il bodybuilding devi avere una genetica comunque strutturale, sì, ma anche di una capacità del tuo corpo di avere comunque costruire una determinata Massa massa muscolare. muscolare, ok? Quindi se geneticamente non sei portato a diventare comunque abbastanza grosso, non potrai mai essere un atleta d'elite, perché tu potrai essere 75 kg, tiratissimo, rotondo e tutto, ma nell'elite del mondo a 75 kg non potrai mai dire nulla. Non ho mai visto un Man Physique, scusatemi, un Mister Olympia di 75 kg. Quindi, per essere invece un classico, devi avere comunque una struttura genetica ossea di un certo tipo e costruire determinate masse muscolari. E vista l'evoluzione dei Man Physique, specialmente parlo per la Pro League, devi avere prima di tutto la struttura fisica. Quindi, come diceva prima Giuseppe, vita stretta, spalle larghe, un bel viso, un bel portamento, cioè bella pelle, essere curato, eccetera. Ma di base la struttura serve quella, però visto comunque l'evoluzione che c'è stata, devi avere anche una capacità di costruire determinati muscoli per la Pro League. Il Man Physique invece in generale, comunque quello che è l'ideologia dal punto dell'atleta più piccolo, anche lì serve la genetica. Se non hai la vita stretta e le spalle larghe, non potrai mai essere un Man Physique d'elite. Poi che tu magari possa salire sul palco, può salire anche mia madre sul palco domani come bikini, però tutti possono mettere il colore e il costume e salire sul palco. Da lì però a fare risultati ce ne vuole. Quindi secondo me è sempre la categoria che sceglie l'atleta. Forse però nel E poi. bodybuilding c'è una maggior diversificazione, nel senso che quando parliamo di bodybuilding open o 212, là viceversa si presentano modelli di fisici diversi rispetto a quello che può Esatto. essere un Man Physique, nel senso che il bodybuilder, abbiamo un bodybuilder alla Branch Warren, uno alla Rafael Brandao, un bodybuilder alla Coleman, cioè rispetto al Man Physique c'è meno uno standard, giusto? Esatto, però devi avere cioè, la genetica per raggiungere le Certo. masse di Branch, Rafael, cioè che sono magari uno più Certo. grosso dell'altro di 10 kg, 15 kg, 20 kg, se poi li rapporti a Coleman, ma di base devono avere comunque. Devono Certo. essere portati a raggiungere determinata massa muscolare, perché tutti pensano che io sono secco, ok, perfetto, mi butto dentro 12 grammi a settimana, divento grosso. No, perché la genetica è anche quella, la genetica è anche Organi, avere organi. comunque recettori che riescono a assorbire tutto. Non siamo quello che mangiamo, siamo quello che assorbiamo. La stessa cosa anche dal punto di vista chimico, non siamo quello che ci si butta dentro, siamo quello che comunque il nostro corpo riesce ad assorbire. Cioè, riesce a recepire tutto. Quindi, non è detto che se uno si fa 15 grammi, giravano voci, così un aneddoto, che c'era questo grandissimo atleta d'elite mondiale, è stato anche all'Olimpia, eccetera, eccetera, poi magari diremo il nome, che arrivava a 15 grammi a settimana. 15 grammi a settimana per lui era una cosa che comunque il suo corpo riusciva a sopportare ed avere determinati risultati con molti meno sides. Lo faccio io, magari fra 2 giorni sono lì che ho le tette, il fegato che non sta più in piedi e il colesterolo che va alle stelle. Perché? Perché geneticamente io non sono portato ad avere determinate masse muscolari. Sì, Quindi Marco, anche è come il un physique che fa gli stessi dosaggi di un peso super massimo e resta di 75 kg, un physique anche lì, ecco, anche la capacità del corpo, io la definisco genetica organica, di rispondere ai prodotti, di rispondere all'alimentazione, allo stimolo allenante, che ti indirizza il tuo destino fondamentalmente. Solo bisogna ascoltare delle volte il proprio corpo, ma veramente non è una frase fatta, Cioè. perché se fai 4 grammi e sei 65 kg, sparati, cioè non sarai mai un bodybuilder. Cioè, il problema è che molti pensano appunto erroneamente che più ci pestano e più diventano grossi, ma semplicemente madre natura ti dice: bello, stai fermo, cosa fai, pazzo? Cioè, solo che la gente poi va avanti, infervorata da coach e dal pubblico che continuano a spingerli. Ed è la fine. Quindi, sai, ragazzi, è tutto il contorno che fa, come si dice, l'atleta, ecco. Poi sono atleti, in questo caso, come un Marco che c'ha la testa, altri che la testa non ce l'hanno e non arriveranno da nessuna parte. Cioè, solo che vedi, è molto complessa come faccenda. Cioè, ovvio che adesso, ma molti ragazzi scrivono anche, sai, per il posing, ultimamente stanno facendo delle consulenze per capire la categoria. E la maggior parte, ti dico, adesso va di moda il classic. Ah no, giù, guarda, io amo il classic. Io ti giuro, Ludo, ne ho visto 10 in queste ultime 2 settimane. Di questi 10, neanche uno per me potrebbe mai competere la classic. E non ho paura a dirglielo perché mi pagano per quello, Certo.
anche lì, ragazzi, ma, perché come ha detto Marco prima, comunque non è un'esperienza salire sul palco, ne parlavamo l'altra volta, è una gara. Cioè, se tu vuoi fare un'esperienza, buttati dal ponte con l'elastico, ti butti dal deltaplano con il paracadute possibilmente, e quindi, C'è sai, anche chi dovrebbe evitare, pure il paracadute. esatto. Esatto. Però Che sai, potrebbe essere anche un'option, però eh? sai, tu devi salire sul palco e devi giocartela per vincere, perché si va per vincere. Già se uno mi parte, speriamo che rientro nei primi 10. Non è cavoli, oppure molta gente, sai, mi chiede, ma quanti ce ne saranno in categoria? Non è lo spirito giusto. Ma molte bikini vanno in para, perdono le gare una settimana prima, un mese prima, perché? Perché si cagano addosso vedendo, ma ci sarà quella, ma c'è quell'altra. O dico, ragazze, guardate, sparatele tutte, le chiudete nel cesso, le chiudete nel bagno, salite voi sul palco, oppure andate al negozio dei trofei, 10 euro la medaglia del primo classificato con scritta Pro League. Vi comprate anche la Pro Card, quanto costerà? 40 euro, Marco, com'è, di plastica o di cartone? Cartone, cartone. Cartone 3 euro, appunto. Plastificato, Beh, ci sta, solo per non farla sciogliere con la pioggia. Però per dirvi, a eh. questo punto ve la comprate la coppa, se non vi piace competere, perché è una gara. Ovvio che vince uno, ma il povero Cristo di fianco che ti ha battuto non c'entra niente, perché se i giudici vogliono che il tipo di fianco vinca, quello vince. Poi sta, come diciamo sempre, l'intelligenza dell'atleta chiedere ai giudici il perché. È Che è una quello. cosa che pochissimi fanno, cioè, e non capiscono. Sì. Cioè, non devi lamentare. Allora, la maggior parte della gente, per chi magari ancora non sa come funziona questo mondo, ma anche chi c'è dentro e non lo sa lo stesso, che è Lo ancora fa più finta di grave, non sapere, mettiamolo è così. che quando scendi dal palco, cioè, non devi cominciare a scrivere sui social lamentandoti perché ti ha messo secondo al posto di essere primo. O La prima buttare cosa al che devi muro. fare dal palco andare dai giudici, logicamente no, mentre stanno giudicando un'altra categoria, aspetti un attimo, ovviamente, Aspetti che andiamo in bagno e aspetti fuori. appena si liberano, vai e chiedi al capo giuria di base, perché comunque il capo giuria è il portavoce della giuria. Ti presenti, gli fai vedere comunque se non si ricorda di te, perché magari glielo chiedi una settimana dopo, gli fai vedere delle foto, ma se tu glielo chiedi subito, gli chiedi dove devo migliorare. Non, io non vedo tanto il chiedere il perché quello mi ha battuto, perché quello c'è quella volta, magari la volta dopo ce n'è un altro. Devi pensare a migliorare te stesso, non cosa hai in meno degli altri. Quindi, cosa devo migliorare? Perfetto, ti devi essere più tirato, devi, non so, arrotondare un pochino di più le spalle, devi migliorare il posing, devi migliorare il look, e questo si sta parlando magari anche di una categoria estetica. Non so, se uno si presenta con una pettinatura di merda, ma se sai che comunque preferiscono una pettinatura un pochino più curata, magari c'è anche il giudice che ti può dire, guarda, cura di più il ciuffo piuttosto che l'estetica, oppure definisci di più la bassa schiena. Ok, prendi questi consigli e li metti in pratica per le gare dopo. Sperando che la prossima gara basti, perché Ma devi come tu fare di dici. tutto per almeno far vedere che ci hai provato, perché se lo stesso giudice ti giudica la volta dopo e ti dice devi perdere almeno 3 kg, essere più tirato, e tu ti presenti 2 kg più pesante e meno tirato, allora anche lui dice, ma devi far vedere almeno che ci hai provato a migliorarti. No, ma poi sai, guarda, la cosa che dico io, avendo fatto i giudici l'anno scorso, è questa. Allora, per me un consiglio, secondo me, a tutte le federazioni, dovrebbero riservare un paio d'ore post gara, lo so che è difficile, ma almeno un'oretta, a freddo, anzi scusami, a caldo, per rispondere in direct a tutte le domande. Cioè, un'ora dopo la gara il giudice è a disposizione di tutti gli atleti. Facciamo la fila, cosa devo migliorare? Perché? Perché io stesso ho visto, stando in giuria, che già il giorno dopo è impossibile. Ti ricordi più? Ma Marco, ma è bello è questo. Adesso si usa mandare la mail chiedendo i feedback, mandando nome, cognome, la categoria e possibilmente qualche foto. Ma da giudice ti posso dire che vedendo anche 5 persone in un line-up, quindi una categoria abbastanza scarna, ci sono delle emozioni che l'atleta ti lascia sul palco che tu il giorno dopo non le ricordi. Cioè, se tu quando sei salito su sul palco, prima posa rilassata frontale. Tutti quanti, io ho sentito da dietro, puoi chiedere a chiunque, rilassata frontale Marco Lambrosio, Samba in no cap, e figlio porco che bello questo. Stessa questione dei Beep, giudici, no, beep. sono passati a tutti, detta così, come si dice, però quell'emozione a un giudice, tu gli mandi la foto, ah sì, il numero due, ma non si ricorda quello che ha provato, e Ma dalle volte i giudici... quello che succede tante volte è che le gare non si fanno con le foto sui social o con i video, perché le gare vanno viste dal vivo. Tante volte
foto, video non rendono l'idea. Sei presa leggermente diversa l'angolatura, è quello che sta alla tua destra, è più vicino e quindi in prospettiva sembra più grosso. Esatto. Non è uguale come vederli lì, quindi uno deve andare, scende dal palco, aspetti anche un'ora e mezza e vai dai giudici, punto. Non devi star lì a lamentarti, a rompere i coglioni sui social perché mi ha messo dietro quello, c'aveva la panza, quello la ginecomastia. Devi andare dai giudici e chiedere i feedback, punto. Non ce n'è Ma qua. infatti guarda, ma anche poi vedi, entra il discorso del posing, che ci sono diversi modi di interpretarlo, cioè ci sono dei modi anche di caricare la posa che danno delle emozioni, ok? Il cosiddetto carisma sul palco, tu può darsi che quello lì è un po' più liscio, però a me tu dice questo quando si apriva mi dava tanto, perché sono delle, tu Marco l'hai rilasciato, non rendi un cazzo. Quando ti apri nella front double biceps, io dico, ma tutti, fate rilassato, quando si apre... E fì, che bello che è, cioè, però vedi, sono quelle cose che se tu fai vedere a uno la foto da rilassato rende molto meno rispetto a quando tu da fermo ti apri, è lì che vinci le gare, capito? Cioè, però sono cose che il giudice che ha provato l'emozione da lì a mezz'ora ti può dire, ma se tu già gli mandi la foto il giorno dopo ti dice, un po' la gamba, un po' tiraggio sulla gamba, ma della gamba non gliene frega un cazzo, gli hai trasmesso veramente tanto e ti ha sbattuto davanti, ipotizziamo ovviamente, così come Certo. nei bikini. Che era molto impacciata in un movimento, l'hanno sbattuta ultima. Può darsi che quella povera Christa il giorno dopo manda la mail con la foto del back dove è di È pietra. ancora Ecco. la Cerrados questa? Ah no, sono io. È Ecco. questa? È lo Sì, stesso. sì. Bello, bello, bello. Però per dirti, minchia, quella gamba davanti, tu non hai idea quante volte l'abbiamo spostata. Cambia l'angolazione, i Sì, gradi, la punta 35 gradi. all'interno. Ecco, qui. Per esempio, per dirti, lui veramente da rilassato è un ottimo atleta, ma non rende neanche un centesimo di quando si apre, capito? Cioè, è una cosa incredibile. Il problema è che sono quelle, ma anche per esempio in Polonia, l'ultima gara dove beccò la Pro Card, c'erano il tipo a sinistra e a destra che erano giganteschi, ragazzi, erano giganti, ma erano handicappati a posare. Ma ti giuro, Ludo, erano una vergogna per qualsiasi posing estetico che sia mai esistito, cioè... Sembravano due pupazzi e lui sembrava il pupazzo bello, capito? Cioè, è incredibile. E sono cose che. Che è arrivato terzo all'overall lì in Polonia ed era polacco, tra l'altro. In Romania poi ha vinto la Pro Card ed è arrivato nono alla gara professionistica. Dirti, quindi, però sai. È Teoricamente in classifica anche davanti a Christian, vero. Però per non è dirti, vedi. arrivato, però io sono sincero, tu lo vedevi nel backstage, lui era al contrario, per esempio, tu lo vedevi nel backstage e Arriva dici, oh, cazzo, è questo, una montagna, dita stretta, spalle larghe, gambe tonde, posava, rimanevi lì così, dici, ma è lui? Cioè si chiudeva, qui, piuttosto che qui. aprirsi, si chiudeva. Sì, ma poi sai, lì tutto fa brodo a certi livelli. Ecco perché ho detto il posing, ma anche le preparazioni, tutto quanto è molto snobbato. A certi livelli, i centimetri ti cambiano una carriera. Ma veramente la gente non ci crede. Però per dirti, ecco perché il consiglio mio è quello: cioè, i giudici dovrebbero restare. Lì, un'oretta dopo le gare, a spiegare perché è lì che si provano, si è in grado di ricordare le emozioni provate da lì a un'ora prima. Io personalmente, il giorno dopo, quando feci giudice l'anno scorso, ricevetti tante chiamate da gente che voleva il perché del piazzamento. Io, anche vedendo la foto, ti commento la foto, se hai gluteo un po' moscio, così, però può darsi che tu mi hai dato delle emozioni che io non ricordo, ma perché? Perché il giorno dopo sei demolito, ragazzi. Ci Certo. sta, è giusto che. Magari 400 atleti, cosa ti ricordi? Anche uno può essere, va bene, Esatto. bellissimo, però su 400 atleti. Ragazzi, due, cioè, spesso sai, si criticano i giudici, ma poveracci, anche loro sono umani. Però vedi, sono queste piccole cose a livello organizzativo, gestionale, che basterebbe gestire meglio, che veramente il bodybuilding sarebbe uno sport eccezionale, solo che ci sarebbero meno critiche, solo che queste cose vanno fatte. È sempre il solito discorso. E ragazzi, vi chiedo un'altra cosa, che tornando on topic, le differenze che ci sono per il Man Physique tra Pro League, professionismo, Pro League amatoriale e Fit Italy, professionismo amatoriale. Quindi se i giudici chiedono qualcosa di diverso. Allora, secondo me nel Man Physique in Pro League, io ti dico perché comunque ho vissuto e vivo di più quello che è la Pro League. La differenza tra amatoriali e professionisti non c'è così tanto per il semplice motivo che, cioè le richieste, perché comunque tra, per esempio noi, tra i classic, abbiamo
abbiamo comunque una tolleranza diversa. Io potevo pesare 83 kg tra gli amateur e posso pesare 86 tra i pro. Se io mi presento con 3 kg di differenza la vedi tanto su un palco. Io sono alto 1,71, poco abbondante, con 80, 86 la differenza c'è. Quindi per un classic che va subito e si approccia subito al professionismo, la differenza la vedi. Per un man physique invece che non ha tolleranza, quindi si può presentare comunque già al suo massimo delle potenzialità senza stare a guardare limiti di peso e tante altre cose, posing e tutto, è quello. Cioè le regole sono quelle. Quindi la richiesta secondo me in Pro League è quella. Ovviamente cambia il livello, che tra i professionisti ovviamente sono professionisti e tra gli amateur magari ci sono comunque alcuni di spicco che poi o diventeranno professionisti o comunque potrebbero tranquillamente competerci. Però comunque le richieste quelle sono in Pro League. Poi la fittita li lascio a te, Giuse, perché quella Sì, non ha molto anche perché, interesse. Marco, come hai detto giustamente tu, in Pro League spesso funziona così, c'è appunto la Pro Qualifier, già il giorno dopo c'è il Pro Show, quindi chi diventa professionista il giorno prima, spesso la maggior parte dei ragazzi, giustamente il giorno dopo, vanno a gareggiare con i professionisti, come fece Davide Mazzolari quando vinse la Pro Card, il giorno dopo vinse il Pro Show, quindi E capisci si che, qualifica con l'Olimpia, cioè, tra l'altro. esatto, devono essere già molto grossi e competitivi per poi giocarsela eventualmente il giorno dopo. In Fit Italy, per esempio, adesso hanno fatto i campionati italiani a Bologna, c'erano delle pro card in palio nei men physique e nelle bikini, ma non è che il giorno dopo c'era il pro show della Fit Italy e quindi avevi tempo, puoi andare tra un anno a una gara professionistica, quindi sai, è proprio una tempistica diversa. In Pro League, diciamo, li vogliono sfornare pro, ma devono stare attenti a sfornarne di grossi e forti, perché questi qui il giorno dopo potrebbero già andare con i professionisti. Poi ovvio che in base alla categoria, come ha detto Marco, nel men physique non essendoci categorie di peso, è più facile che un men physique il giorno dopo vada a gareggiare nei pro e possa anche piazzarsi bene o addirittura vincere, perché li vogliono così. Infatti tanti fanno dei bei piazzamenti anche nella gara pro, che Esatto. poi lì non si riesce a capire se magari, sai, avendoli già visti il giorno prima, ce li hanno già avuti sott'occhio, li conoscono già, oppure anche solo per dargli un incentivo a dire, cazzo, è appena diventato professionista, è la sua prima gara. Per esempio adesso che è successo appunto in Romania, quel ragazzo che è diventato professionista, che io sono sincero, non lo vedevo all'altezza dei professionisti, ma proprio da un punto di vista strutturale ci poteva anche stare, ma aveva poche braccia, era piccolo, era Bambino, esile, è ma vero. perché comunque c'era un capo giuria che prediligeva una Bello. tipologia di fisico, perché anche lì c'è sempre da dire che i canoni quelli sono, come le regole del calcio sono quelle, il fuorigioco è quello, il rigore teoricamente è quello, ma poi sta all'arbitro decidere se dare un rigore o non dare un rigore, o dare un fallo o non dare un fallo. Stessa cosa per il bodybuilding. In questo caso le regole sono scritte, ci sono anche regole non scritte per carità, però di base le regole ci sono. Però sta comunque a un capo giuria, siamo umani comunque, c'è chi preferisce una tipologia di fisico, c'è chi preferisce magari un fisico più roccioso, più rotondo, più grosso, e chi invece magari preferisce un fisico più slanciato, più piccolo, magari però più estetico. In quel caso, per esempio, Tim Gardner, che era il capo giuria che di quella gara, Roma. prediligeva comunque una tipologia di fisico più longilinea. E infatti, sia quello che ha vinto la Pro Card il giorno prima, il giorno dopo è arrivato terzo davanti a gente molto più grossa di lui, e chi ha vinto un ragazzo brasiliano che secondo me è una struttura bellissima, farà molta strada, ma in confronto ad alcuni era acerbo, cioè lo vedevi che aveva comunque un futuro davanti a sé molto roseo, quindi vita stretta, spalle larghe, bello in viso, proprio bello. Però se appunto confrontato con un Riccardo Croci, eppure saranno contro all'Olimpia, perché comunque, no, aspetta, la Romania dava la qualifica per il 2021-2020. Cavoli, mi sa 2021, ma non voglio dire cavolate. Quindi niente. Però se tu li metti sullo stesso palco, c'è un Riccardo Croci che è più basso, rotondo, tirato, Sì, una roba, più proprio maturo. di fisico completamente diverse. Però anche lì, quindi bisogna vedere, anche lì tanti si muovono alle gare, so che sembra una furbata, tra virgolette, però è così, in base al capo giuria che c'è. Se sai che il capo giuria preferisce un fisico più slanciato e tu sei più come appunto un Riccardo, che è più piccolo di statura, perché comunque alto come me, siamo 1,71, siamo alti uguali, ma è grosso, è rotondo, è roccioso, e sai che comunque Tim Gardner magari ti metterebbe dietro, No, stai magari a vai. casa. Sì, Esatto. esatto. Ma infatti, guarda, come ne parlavamo con te Ludo ieri, una cosa che non sarebbe male
e riservarsi la possibilità di non assegnare la Pro Card della serie. In una gara ci sono delle Pro Card in palio, ok, ma se il vincitore assoluto, che in teoria dovrebbe avere la Pro Card, non la merita, io non la do. Punto. Perché i giudici delle volte dovrebbero pensare a lungo termine, cioè io questo qui gli do la Pro Card e cosa va a fare a pettinare le bambole? Cioè, bisognerebbe avere il discernimento di dire, ok, la Pro Card è in palio, ma se tu che vinci l'assoluto la meriti, ok. Tipo, adesso a Estoril ci sono 26, quante? 27 Pro Card in 27. palio. Cioè, equivale a 3 Pro Card ogni categoria. Cioè, all'assoluto, i primi tre dell'assoluto classica avranno la Pro Card, ma non mi venite a dire che il terzo sia meritevole. Qui però gliela Ma poi danno. dipende, perché magari lì, sai, a Estoril l'anno scorso c'erano 800 atleti. Al Vedi? Mister Olimpia, all'Olimpia Amateur ad Alicante, un mese prima mi sembra ce ne fossero 1200. Quindi Vedi? capisci che magari su 1200 atleti, tre di spicco che meritano la Pro Card ci possono. Danno. Magari Esatto. invece la gara che ti becchi 50 iscritti e c'è una Pro Card per categoria, magari quello merita meno perché Sì, veramente la concorrenza è di meno. Quindi è esatto. per quello che danno le prime Appunto. tre. Ma appunto, Marco, vedi, ci sta appunto metterne casomai eventuali tre o una a Però disposizione, poi però riservarsi se... il diritto di non darla anche. Cioè, quelle tre può darsi che fanno tutti cagare oppure sono discreti Però il problema, come sai cos'è? Cioè, tu metti in mano la responsabilità ai giudici già di far vincere un atleta. mi In più, gli ammazzano. dai la responsabilità di dire se tu meriti, no, tu non meriti. Quindi vuol dire che hai presente tutti i casini che ci sarebbero dietro, no, secondo me meritava, no, secondo me Certo, meritava. Cioè, sì. lì secondo me tagliano la testa al toro e dicono, guarda, hai vinto Pro Card, basta. Anche perché comunque sembra, ma per la federazione professionistica tu sei un tesserato che paga 250 dollari l'anno per la tessera professionistica. Puoi fare tutte le gare che vuoi firmando dei contratti, ti arriva il contratto della gara in Romania, in Texas, in Germania, dove vuoi, firmi il contratto e se non ti presenti poi paghi 500 dollari di penale, fondamentalmente quello. Però tu di base gli lasci 250 dollari come professionista grazie al tesserino di Pro Più Card. hanno e più giustamente fatturano, vabbè, ovvio. Ovviamente Certo. poi se vedi che un professionista, cioè un ragazzo vuole diventare professionista e non gli danno la Pro Card, l'altro e non gliela danno, cioè secondo me perdi anche interesse da tanti quei ragazzi che sognano la Pro Card e stop. Cioè, quindi tu dici ok, gli do la Pro Card, poi se si meriterà il piazzamento tra i professionisti lo dimostrerà, se non Altrimenti lo capirà che non è fatto per quello, certo. dimostrerà poi resta a casa e stop. E No, comunque per quello lì, ti dico la Fit Italy, così almeno rispondo alla domanda di esatto. prima. Allora, fondamentalmente la differenza è questa. Marco ha illustrato bene la Pro League. In Fit Italy, allora, innanzitutto ci sono due categorie di men physique. Ci sono i men physique e poi i men physique muscular, ok? Quindi i men physique più grossi. Quindi, paradossalmente, il men physique normale in Fit Italy è molto più minuto. Guardano più anche la condizione, quindi più piccolino, veramente molti muscoli in meno. In più ci sono quattro pose e non due, quindi capisci come sia più aperta a molti, perché sembra una cavolata, ma in posa frontale e posa di back pochi sono forti. Nelle pose laterali si salvano tutti, lo dico sempre. Infatti i giudici le pose laterali se le cagano poco, cioè sono quelle che tengono meno secondi, ok? Ecco perché. Poi hanno fatto la categoria muscular physique, innanzitutto perché era nata la Pro League nel mentre, di conseguenza quelli più grossi andavano in Pro League, quindi la Fit Italy per richiamare gente, men physique più grossa, hanno fatto appunto in muscular physique. Quindi, paradossalmente, a livello fisico, il men physique della Pro League potrebbe equivalere al muscular physique, al men physique muscular della Fit Italy, diciamo come dimensioni. Infatti, molti ragazzi muscular physique della Fit Italy che hanno gareggiato settimana scorsa a Bologna in Fit Italy hanno fatto il giorno dopo, preso valigia, San Marino Pro. Physique normali della Pro League e sono anche piazzati, quindi capisci che a livello di dimensioni, parliamo di muscoli, il muscular physique della Fit Italy equivale al men physique della Pro League. In Pro League possono essere addirittura un po' più grossi, ok? Però diciamo che grosso modo le dimensioni ci siamo. Quindi c'è da dire, poi sai, la differenza di giudizio delle federazioni, io devo dire a onor del vero, perché come ho sempre detto, non sono le federazioni che mi pagano, ma i ragazzi. Quando vado alle gare della Pro League e con gli altri coach scommettiamo sui piazzamenti, io in Pro League ci ho sempre beccato dal primo al quinto di tutte le categorie. Io in Fit Italy non ci ho mai beccato. Questo c'è a onor del vero perché sono presenti dei meccanismi che non reputo giusto, il fatto comunque che un atleta si faccia vedere spesso, che un atleta gareggi per loro a livello internazionale, e io ho visto per esempio sia al Nord Italia che al campionato italiano della Fit Italy settimana scorsa
ragazzi completamente fuori forma, rientrare podio, vincere assolutamente solo perché avevano gareggiato all'estero. Oppure, poi sai, quindi secondo me, guarda, la cosa che rende seria una federazione, secondo me, è la capacità dei giudici di essere obiettivi e giudicare con giustizia. Cioè, io da atleta preferirei gareggiare in un palasport di merda, come quelli dove gareggiavano nel 2005, che cadevano a pezzi, ma in giuria hai gente con i controcoglioni. Hai un capo giuria da Olimpia che ti mette primo o ti dice tu cambia sport. Io preferisco una cosa del genere, piuttosto che Certo. leccare il culo a una federazione, gareggiare 30 gare l'anno per beccare un podio agli italiani. Questa cosa non mi va giù. Io purtroppo, ripeto, sono uno molto per il merito sportivo e a onor del vero, ripeto, a me non mi paga né la fittita né la Pro League, io da atleta andrei in Pro League. Ma perché? Perché se tu meriti, vai avanti. Se non meriti, semplicemente ti cacciano fuori. Poi, per l'amor di Dio, abbiamo visto e vedremo, come giusto che sia, delle ingiustizie anche in Pro League. Non mi vergogno a dirlo. Però sono molto meno di quelle di Fittipaldi o altre federazioni. Questo sì, perché diciamo è meno casereccia la cosa, mettiamola così. È più la giustizia. Poi, per l'amor di Dio, in Fittipaldi, gareggiando all'estero nel circuito Elite, che sarebbe il circuito professionistico della Fittipaldi, anche lì la giustizia prevale. Quindi il merito sportivo, infatti, molte atlete italiane bikini che seguo io nel posing hanno avuto molti più riconoscimenti all'estero, quindi nelle varie Diamond Cup in Grecia, Malta o in Svezia, piuttosto che in un Nord Italia in Fittipaldi. Se io parlo di nazionali, c'è gente che ha vinto in Sudafrica, va a Bussolengo, Nord Italia, fuori dei cinque. Io mi ricordo, ti giuro, una Sara Pettegani che saluto, seguita da Toni Nocerino. L'anno scorso fece seconda un passo alla Procard in Romania, circuito Elite, quindi a un passo alla Procard in Fittipaldi. Settimana dopo, forma migliorata, quindi da nazionale vai al Nord Italia a Bussolengo a vincere a mani basse, quarta classificata o terza, se non sbaglio. Rispondo alla spiegazione che stai ai giudici, risposta al coach, e Tony mi può confermare, ma cosa cavolo ti è saltato in mente di portare un atleta così forte a una gara come il Nord Italia? Ma stiamo scherzando. Beh, peccato che servisse la qualifica al Nord Italia per andare agli italiani. Quindi, cioè, guarda, ma stesso esempio stupido, io da micro coach come sono, porto dei ragazzi delle volte anche come preparatore in Fittipaldi in Pro League. Ho portato l'anno scorso un mio ragazzo nei Classic, a Mirko. di 5 coach in Fittipaldi, era il numero uno, salito sul palco, messo fuori dai 6. Contro 5 completamente fuori forma. A distanza di una settimana ha gareggiato con il signor D'Ambrosio al Pescara, all'Adriatic Championship, ha vinto due categorie e ha fatto secondo dietro a lui all'assoluto. Cioè stiamo parlando di un classic, ok, che dovrebbe essere forte in entrambe le categorie, da una parte ha fatto fuori dei 6, da un'altra a momenti arrivava all'assoluto. Quindi No, ha capisci? vinto l'assoluto, ma è arrivato secondo, però l'ha Esatto, fatto, ha vinto due categorie, quindi questa categoria classica. esatto, però per dirti, e questo vale anche per i men physique e le bikini, cioè le federazioni, secondo me, oltre alla categoria fisiologica in cui uno è più forte, deve anche scegliere, perché no, la federazione dove il suo fisico viene più gradito, perché può Certo. darsi che da una parte, non dico che gli stai simpatico, però ci sono dei meccanismi, come parlavamo nel vecchio podcast, che non sempre coach e atleti possono controllare, sta l'intelligenza di capire esattamente dov'è il tuo mondo. Certo. Esempio stupido, io sono un natural del cavolo, 65 kg, è inutile che mi ammazzo 2 anni di off-season per arrivare a 80, la mia struttura è quella, i muscoli sono quelli, sono vecchio, fighi, cioè resto nei 65 e affino quello che è. Ho trovato la federazione dove mi piace il palasport, mi piace gareggiare, i giudici mi guardano, io resto lì, non vado in un'altra cercando fortuna. Infatti io il primo anno i ragazzi consiglio, non so, nel momento individuato la categoria fisiologica di quell'atleta, boh, sei men physique, fatti un giro in tutte le federazioni. Non è stupida Vedi, come cosa, vai, ovvio, non certo. ti Vedi dove ti dico, prendono di più in considerazione. esatto, ovvio che se sei piccolino non ti dico vai in Pro League, ti dico fatti la fittita e rifatti la wabba. Dove prendi dei calci nel culo, no, dove vai e ti piazzi, resta lì e fatti conoscere, perché è giusto che poi, sai, i giudici si ricordano come eri l'anno prima. Io da giudice mi ricordo, ragazzi, l'anno scorso e mi aspetto di trovarvi meglio. Quindi, sai, sono delle cose che poi, sai, ma anche i ragazzi, sentirti dire a un giudice, ah, cavoli,
si è migliorato dall'anno scorso, fa piacere perché sono quelle piccole consolazioni che i ragazzi bisogna dargli delle volte. Io da atleta mi piace spesso quando i giudici mi dicono a distanza di un anno, cazzo, quest'anno però le gambe sei veramente tirato, l'anno scorso eri liscio. Beh, dico, cazzo, dai, posso fare anche ultimo, però io il culo che mi sono fatto io e il mio coach è servito a qualcosa. Cioè, quelle sono le consolazioni secondo me più grandi del piazzamento. Ma Però tu vedi... il circuito professionistico elite come lo vedi? C'è tanto più in alto No, allora non c'è... Ecco, da quel punto di vista... cioè tra quella domanda che ha fatto Ludovico all'inizio, Sì. cioè No, a livello professionistico per me non c'è paragone di importanza. Allora, se uno fa il professionista, mira l'Olimpia, l'Olimpia è IFBB Pro League, no, no, ok? intendo proprio tra professionisti elite e fittitali Ah, no, amatori. guarda, dipende dalle categorie. Io, per esempio, allora, sono un po' criteri diversi. Quelli della Pro League li vedo più voluminosi. Ecco, posso dire No, che in Peppe, Memphis... dicevo, in Fittitaly, Allora, all'interno di Fittitaly, tra il circuito professionistico e il circuito amatoriale, Ah, Memphis, pardon, ci sono... sono un vecchio ritiro, sono un vecchio bacucco. No, praticamente allora ecco, Vedo lì Marco che è rideva. meno, ecco, no, lì è meno la differenza, diciamo che tu vedi negli amatori, ecco, no, là ti posso dire, guarda, che in tutte le categorie un amator può anche lì andare nel professionismo, perché anche nel professionismo, nel circuito elite della Fit Italy, non è molto distante il livello, a livello di condizioni e dimensioni rispetto a quello che può essere un Nord Italia, che è una gara di qualifica. Cioè, infatti, per esempio, molte wellness che hanno fatto in Nord Italia hanno fatto la Diamond Cup a Malta, ha vinto, sono diventate professioniste, e Beh, poi nelle pro va bene. visto i men physique però in pro elite, belli, cioè allora più piccoli, magari ridimensionati di una pro league, Sì. però insomma per arrivare lì e fare bene devi essere uno che, cioè, Ah beh, ovvio, sì, ci sta. Comunque, secondo me è una più la pro card differenza. meritatamente, Sì, secondo me c'è più differenza tra il circuito amatoriale professionistico in elite che tra professionistico in Pro League. Ma perché? Perché in Pro League già se sei lì è perché, e sei forte perché appunto sei veramente all'altezza dei professionisti in Fittitaly, e quindi, ma anche perché comunque è una federazione che è già ritenuta più importante, quindi uno dice se vado in Pro League devo essere comunque in un certo modo, quindi uno ha più paura, più timore a presentarsi in Pro League, mentre in Elite magari dici vabbè dai, è una gara, è una federazione tra virgolette, nessuna federazione è facile, però è più soft, più facile, vado lì e magari ti vedi veramente anche, ma come trovi anche in Pro League, però di meno, dei ragazzi veramente molto acerbi o comunque fuori categoria, cioè men physique che non sono men physique, cioè con fianchi Certo. fisici a pera, cioè no. Sì. Ma sai cosa? Dipende anche da... In Elite la cosa che ho notato io, dipende dalla categoria. Per esempio, nei bodybuilder... è zero la differenza tra chi vince la Pro Card, un assoluto in Fit Italia, un italiano, e il professionismo. Se tu vedi un Andrea Bolzoni che ha vinto 9 Pro Card, adesso in Pro League non si è piazzato, in un No. regional ha fatto terzo. È uno che ha 9 Pro Card in Elite. Cosa No, vuol adesso dire? era Che quella che ha fatto, mi pare ha fatto terzo nel regional e, se non sbaglio, fuori in Pro Qualifier. fuori dei 5, ok? Sì, no, avevo visto solo i pro Uno con qualifier. 9 Pro, ragazzi, 9 Pro Card in Elite. Cioè, dovrebbe essere, è un ottimo atleta, però per dirti d'altra parte non è andata bene. Non so, No, Mattia sì, Vecchio. purtroppo lui da quello che ho visto, scusate, ho fatto vedere il telefono. Da quello che ho visto, lui si è presentato al massimo delle sue possibilità. E il problema è che è arrivato a 93,5 Esatto. kg e doveva invece magari stare sotto i 90 kg. Lui sotto i 90 kg. Andrea, esatto, ma Andrea ha tolto che questa preparazione comunque non è andata benissimo da quello, perché ho avuto il piacere di seguirlo nel posing. Per me stava molto bene rispetto al passato. Comunque, ho sentito anche dai commenti che lui si vedeva nettamente inferiore agli altri. È stato molto, molto onesto. Anzi, complimenti a lui, tanto di cappello per questa onestà. Però per dirti, anche un Mattia Vecchi, ok, passato, era professionista in elite, nel circuito elite comunque ha fatto sempre dei buoni piazzamenti. Adesso in Pro League Ha vinto tutte e due le categorie. non No, ha vinto tutte e due le categorie, Mattia. è In una erano in tre, proprio. l'altra non mi ricordo quanti, però le ha vinte dopo aver assoluto. Però per dirti, vedi, appunto è quella la differenza. Un Mattia, quando è diventato professionista in elite, nel circuito elite era competitivo anche tra i professionisti. Adesso, se a un vecchio gli dai la Pro Card, sinceramente non lo vedo contro un Holy Seed. Cioè, quindi capito, è quella la differenza.
Ecco perché ti dico, nel bodybuilding, in elite, uno che vince una pro card può giocarsela tranquillamente con i pro nel bodybuilding. Nel men physique, come hai detto tu giustamente, ci vuole un attimino di tempo. Cioè, dipende dalle categorie. Ecco, in Pro League ho visto questa Dipende cosa. dall'atleta, comunque, cioè alla fine anche lì sono di alto Eccezionale. livello, far bene sia tra gli amateur che tra i professionisti, uno di basso livello, no. Sì, ma infatti, vedi, fondamentalmente per fare un sunto, questo discorso qui è questo: cioè in Pro League, già quando arriva la Pro Card, devi essere forte, devi essere competitivo per andare il giorno dopo a giocartela. Infatti, molte bikini sono piazzate top 5 il giorno dopo a San Marino Pro, mentre in Esatto. Elite, nel men physique, giustamente come hai detto te, o anche nelle bikini, chi vince la Pro Card può andare appunto nel circuito professionistico. Dipende dalla categoria, mettiamola così. In Pro League, in tutte le categorie devi essere già forte per il giorno dopo Perfetto. giocartela. In Elite, in base alle categorie, i bodybuilder possono tranquillamente dalla Pro Card esordire, tipo una Tella che ha vinto l'assoluto della Pro Card agli italiani, è un ottimo bodybuilder, può tranquillamente andare nel circuito professionistico. Alcuni men physique o anche hanno bisogno di più maturità. Per esempio, la siberiana che ha beccato la Pro Card, per me può andare ovunque. Il giorno dopo può Sta andare siberiana è rimasta in tranquillamente. testa. No, ma lui, Lui, guarda, ti dico, quella ragazza lì, noi possiamo parlare di figurati. medici quanto vuoi, ma lui arriverà sempre a parlare di bikini. No, Quindi ma saprai che quando parleremo di bikini li resterà, quindi li resteremo on topic, di sicuro. no, ma sai C'è. cosa? Che io difendo a spada tratta le bikini dal mondo, perché le bikini veramente sono molto mal interpretate. Ma le bikini, guarda, che sono quelle che si fanno paradossalmente molto più il culo e si fanno delle pare mostruose. Quindi io mi sento di Ne so difenderle. qualcosa. Eh? E tu lo sai perché ce l'hai in casa. Mia destra a guardare qualcuno qua. Esatto. E a te anche tranquilla, è una bikini atipica. Ecco. Esatto, Però almeno. per dirti, una bikini come quella lì, va all'estero, paradossalmente si può piazzare anche domani, andare in Mon Cup a Malta, in Ungheria. In Pro League, cioè, è molto diverso, ragazzi. Cioè, però sono cose, Ci sai, sta, che ci i sta. ragazzi anche lì nella scelta della federazione devono valutare quelle cose. È ovvio che, sai, noi adesso parliamo teoricamente parlando, ma a un ragazzino di 22 anni che, o una ragazzina di 20 anni che inizia a fare la bikini, gli interessa solo gareggiare e farsi vedere. Quello, secondo me, viene ovviamente col tempo e Certo. sai, i coach comunque indirizzarli bene. Poi, Certo. ovviamente, adesso i podcast puoi indirizzarli e aprire gli occhi. Infatti, è quello che vogliamo fare. Aumentare un po' la coscienza da parte di chi entra in questo Assolutamente. sport. Ragazzi, Sì, abbiamo dopo fatto. secondo abbiamo fatto quanto? Tanto. Tanto. E poi non ci dicano che i men physique vengano snobbati, porca. Ragazzi, Esatto. no, noi Abbiamo agenti parlato solo di loro sono i men e delle physique, bikini. ragazzi. E poi dicono che io amo i classic. Allora, io direi di rimandare al prossimo podcast un insight sui classic, così ce li facciamo per bene. E tanto nessuna fretta. È bello perché diamo una panoramica Le generale. donne veramente, le categorie femminili meritano dei podcast ancora più pesanti, quindi ci arriviamo con calma. Esatto, Podcast sulle bikini faremo. esatto. Volume 1, volume 2, volume 3. Esatto. La mascella, il sottomento e il gluteo rifatto, questi sono. Dai. Bene, Sì. bene. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per il Vai, grazie a te. podcast e tanti tanti spunti. E ragazzi, ovviamente qualsiasi domanda, eccetera, possono scriverle sotto nei commenti o scrivervi a voi personalmente su Direct e tutto il resto. E dai, facciamo il prossimo podcast in cui affrontiamo bene il discorso dei classic. Ma io a sto punto mi toglierei dalle palle subito le bikini, così almeno Giuseppe non Facciamo bikini. dice niente. Io direi quello, Le perché invece bikini parliamo di è quelle lungo, è un discorso lungo, oggi. Allora, filosofico. facciamo dei sondaggi, già sotto nei commenti che scrivano se vogliono bikini o classic. Poi facciamo i sondaggi su Perfetto. Instagram e vediamo un po' chi vince. Sì, ma Ludo, tu devi precisare per non passare il giudizio che non metterai e pubblicherai foto di bikini perché sennò tutti questi allupati metteranno i like al discorso delle bikini. Quindi Io non foto di bikini, scordatevelo. mi metto in cam mi metto con lo Tra schermo cui Giuseppe. condiviso, ovviamente, ovviamente. Mi metto con lo schermo Esatto. condiviso e faccio vedere tutte le bikini, i dettagli dei glutei. No, comunque, scherzi a parte, veramente la bikini è la categoria più difficile, secondo me, ma più del men physique. La bikini è veramente un mondo a parte, come il classico mondo a parte, cioè per un coach, secondo me, oggigiorno preparare una bikini, soprattutto a livello anche di salute. E quello che c'è dietro è veramente mostruoso perché le donne, per me e da quello che mi hanno insegnato i miei preparatori,
sono di cristallo. Cioè, Certo, una donna sì. veramente, ovvio, questo vale anche per gli uomini, ma la bikini è veramente, sono dei criteri da rispettare e la salute di mezzo che secondo me rende questa categoria molto difficile da interpretare. Questo va dalla preparazione al Certo. posing, dalla dieta all'allenamento, quindi ne vedremo Ci delle belle. arriviamo, ci arriviamo. Sì. Ragazzi, grazie ancora e ci Grazie a voi. vediamo Grazie al prossimo podcast.